Buongiorno! Buongiorno! Eccola pure Scarli! Oggi tutti e quattro insieme perché è il compleanno di mia suocera Sabrina e quindi stiamo andando a pranzo fuori. Io sono arrabbiatissima perché gli occhi mi fanno malissimo, non ho potuto mettere neanche un filo di trucco. Sono peggiorati tantissimo ieri e oggi, mi fanno male, mi lacrimano di continuo anche adesso. Quindi non ho potuto mettere il trucco, però via, cercheremo di stare bene uguale. Mi sono fatta questa pettinatura, mi sono messa i miei orecchini preferiti che me li ha regalati Manuel il giorno prima del matrimonio. E eccoci qua, andiamo a pranzo.
Allora, abbiamo prenotato il compleanno di Liam da Gaialand, come avete visto. Abbiamo lasciato l'acconto, abbiamo deciso già il menù, perché in quel parco ti danno anche la possibilità di ordinare da loro il menù, pensano a tutto loro. Allora, non è tanto economica come cosa, ok? Però per esempio, quando facevo i primi compleanni di Scarlett, che avevo solo lei, mamma faceva un altro lavoro e veniva quasi tutti i giorni. In più era solo una figlia e quindi riuscivo a farmi il menù quasi tutto da sola. Invece adesso che ho sia Scarlett che Liam, ho molto meno tempo per fare le cose. E in più mamma viene solo una volta a settimana, perché è l'unico giorno che ha. Quindi non riesco più a mettermi a fare io il buffet del compleanno. E quindi abbiamo fatto, diciamo, dei preventivi con Manuel, e tutto sommato il prezzo non è che cambia molto se comunque dovevo ordinare il buffet invece di farlo io. Il prezzo da Gaialand è buono, insomma, è conveniente. E quindi in più il parco, a differenza di tanti altri che abbiamo visto girando per i compleanni degli altri bambini, quel parco è molto più curato, è sempre pulito, i giochi sono sempre tenuti bene, nel senso, se uno si rovina viene sostituito, invece da altre parti, diciamo, non è proprio così. Quindi è quello, è il parco, diciamo, più tenuto bene. E quindi abbiamo prenotato lì. E anzi, addirittura, se prenotavamo entro, non mi ricordo quale giorno d'aprile, c'è una scadenza, però non mi ricordo il giorno. In omaggio ti davano anche una caccia al tesoro per i bimbi invitati e per il festeggiato. E c'era anche uno sconto del 10%, quindi alla fine è andata anche meglio di quello che pensavamo. E comunque, tutto questo per dirvi un'altra cosa, che mentre parlavamo con la titolare, insomma, per metterci d'accordo su queste cose, sul buffet, che poi sul buffet, diciamo, c'è un po' tutto. Nel prezzo ci hanno messo 4 teglie di pizza mista, un po' di paninetti, ma non mi ricordo i numeri esatti, un po' di paninetti, un po' di cornettini salati, un po' di tramezzini, 1 chilo di rustici, 1 chilo di mignon, 3 chili di torta di compleanno, poi ti danno i piattini, i bicchieri, le bevande, insomma, tutto completo. Allora, il prezzo era 450 euro, poi con lo sconto del 10% mi sembra che ci è venuto 396, quindi alla fine, no, veniva 4,40 e ci è venuto 396, che comunque è tanto. Però per i compleanni di Scarli, anche quando facevo il buffet io, non è che spendevamo di meno, era sempre quella cifra, tante volte anche di più, purtroppo, perché dipende in quale parco lo fai. Quindi è un salasso i compleanni, per questo per il compleanno di Scarli alla fine andiamo fuori sempre un paio di giorni, che il prezzo alla fine è lo stesso, però almeno ti diverti più giorni invece che una mezza giornata. Però Liam ancora è piccolino, l'ha festeggiato se può di solo l'anno scorso, perché il primo anno c'era il Covid e poco abbiamo fatto. Va bene, comunque, mentre parlavo con questa ragazza, io avevo continuamente, mi grattavo gli occhi, vedevo tutto appannato, perché ce l'ho, mi sono veramente peggiorati ultimamente, quindi c'ho proprio un gonfiore, un prurito, ce l'ho tutti screpolati intorno,
casino, sto ridotta malissimo. In più ultimamente e oltretutto ce l'ho anche sulle mani tutte queste tipo dermatite, tipo queste bollicine che mi danno prurito sulle nocche e sulle giunture delle mani, ce l'ho tutte screpolate che mi danno prurito. E davanti a lei continuavo, gli dicevo scusami, mi danno tanto prurito gli occhi, c'ho un'allergia, non so a cosa, ce l'ho alle mani, ce l'ho qui sugli occhi, qui sotto, qui. E poi ho anche un po' di tosse che fatico a respirare, dico non riesco a capire a che cosa sono allergica. Sto prendendo anche sto prendendo anche l'antistaminico, ma un casino, no. Allora mi fa, ma lo sai che papà mio c'aveva i stessi sintomi tuoi? C'aveva questo gonfiore agli occhi che gli si arrossavano, gli davano prurito, gli si screpolavano, e anche sulle mani, qui sotto, e addirittura ce l'hanno anche ricoverato all'ospedale con l'ossigeno perché è andato in shock anafilattico. Dice perché era allergico ai conigli. Allora a me mi è preso un colpo, giuro, mi è preso un colpo. Ma perché anche noi abbiamo il coniglietto da Natale, e a me questo problema agli occhi mi è iniziato la prima volta a febbraio, quindi da fine dicembre, gennaio non ce l'ho avuto, però da febbraio mi sono iniziati a venire questi occhi gonfi. Mo ho peggiorato parecchio perché mi si è diffuso il prurito anche sulle mani e qui sotto, e ho anche questi problemi di tosse e respirazione. Però non ci avrei mai pensato che poteva essere il coniglio, pensavo a qualcosa nell'aria, tipo che ne so, tanti sono allergici ai pioppi, tanti ai graminacei, no? Oh, quando mi ha detto del coniglio dico no, oddio, speriamo che non è quello. Ma a parte perché a Scarli gli prenderebbe un colpo, perché Liam sì, gli vuole bene, magari gli dispiacerebbe pure, ma Scarli proprio per gli animali, cioè sono sicura che si metterebbe proprio a piangere disperata. E poi anche io sinceramente gli voglio bene, mi sono affezionata, cioè mi sentirei proprio un cane a doverlo dare via, però mo dopo sentirò il dottore, se viene fuori che è il coniglio non so proprio come fare, mi tocca darlo via perché sto veramente come un cane. Speriamo che non sia, guardate, sono veramente preoccupata. Ah, speriamo bene, incrociamo le dita. Intanto vi mando un bacione e ci vediamo presto.